questo corso educazionale, non senza un certo amarcorde che c'è alla base. Adesso il professor Cosciani, che si allontana, mi fa ricordare quanto sto dicendo cose che già sai. quanto noi insieme 40 anni fa abbiamo esordito in campo Urolo, 40 anni più o meno, insomma, siamo più vicini, più giovani, abbiamo esordito in campo, diciamo, nazionale con due relazioni, una sulle uretriti e una sulle prostatiti. Mi sembra la conclusione di un ciclo. All'inizio. Ecco. Grazie, ciao, ciao Sergio, ciao. Quindi eravamo tutti e due giovincelli, tutti e due tremebondi, perché era la prima uscita a livello nazionale. Ricordo che la sera precedente non avevo dormito molto bene, perché il mattino dopo dovevo esordire, che per me rappresentava un momento di estrema difficoltà, anche se l'argomento era un argomento in fondo di, come diciamo noi urologi, di urologia minor, perché in campo di uretriti, in campo di cistiti o di prostatiti, così vengono definiti, anche se poi vedremo, come vedremo tra poco, non sono sempre così facili queste patologie, queste affezioni da eradicare. Sgombriamo subito il campo, qui c'è scritto infezioni genitourinarie. Infezioni genitourinarie, ci siamo limitati naturalmente all'infezione del basso apparato, perché un titolo così potrebbe far pensare a un'estensione delle infezioni di tutto l'apparato urinario, ma lasciamo a un'altra sessione, in un altro momento, quelle che sono le infezioni dell'alto apparato urinario, che peraltro sono quasi sempre contese tra noi e i nefrologi, perché le glomerulonefriti, le pielonefriti e tutto sono poi di pertinenza in parte nefrologica e in parte urologica. Quindi noi limiteremo il campo di una discussione su, come ho detto prima, una cosiddetta urologia minore, che tanto minore non è, quindi in pratica riducendo il tutto alle infezioni della vescica, alle cistiti e alle prostatiti. Queste sono patologie che in prima battuta fanno pensare a una facile risoluzione del problema, perché in fondo non sono infezioni che coinvolgono degli organi di così primaria importanza come potrebbe essere un'infezione a livello renale. Sta di fatto che curare sia le cistiti che le prostatiti è estremamente semplice in prima battuta in una fase acuta, ma eradicarle o eliminare quelle che sono le cause che le hanno sostenute, che ne hanno determinato l'esplosione sintomatologica, non è così semplice. Noi urologi sappiamo benissimo che preferiamo a volte fare un intervento chirurgico che trattare un paziente che abbia una prostatite cronica o una donna che ha delle cistiti recidivanti e che si presenta da noi con un fascio di uroculture sterminate negli anni e che ha provato tutti i tipi di antibiotici e che naturalmente ha già un'implicazione sia il maschio che la femmina, quindi cistiti e prostatiti, che non vedono una risoluzione del loro problema, che quindi oltre all'implicazione fisica, diciamo così, c'è poi un'implicazione psichica, quindi diventano dei disturbi psicosomatici alla base, perché il vedere di non risolvere mai il loro problema è una cosa che determina poi uno sconforto psichico notevole. Quindi, come vediamo, pur essendo delle patologie non così drammatiche dal punto di vista clinico, sono delle patologie che hanno una grossa difficoltà alla loro eradicazione. Ma per quale ragione? Lo vedremo tra poco. Pensate solo alla vescica in quale posizione anatomica è messa, pensate solo alla prostata in quale posizione anatomica è messa. In particolare la vescica è messa tra un sacco di organi a rischio, diciamo così. Io sto parlando anche proprio per i giovani, quindi scusate se delle volte possono esserci magari delle frasi, e tanto per comprenderci, quindi per comprenderci bene dal punto di vista clinico, dal punto di vista visite ambulatoriali quotidiane e quindi e approccio nei confronti del paziente. Se pensate allora, dicevo, alla posizione di una vescica in una donna, un'infezione è facile che possa raggiungere la vescica, perché l'uretra è breve, molto breve, i meccanismi di protezione dell'uretra e della vescica alla risalita dei germi sono scarsi. Posteriormente a una vagina che
non voglio entrare in battute, ma comunque c'è un'attività sessuale che può determinare una, con la confricazio, una irritazione, tra virgolette, della parete posteriore della vescica. Ci sono l'apparato genitale che piomba sopra la vescica, c'è l'apparato gastroenterico che è di vicinanza e a livello perineale una facilità di infezione tra i vari orifizi, dall'anale all'uretrale al vaginale, quindi è una zona estremamente a rischio. Ecco perché poi l'eradicazione di forme di cistiti recidivanti devono tener conto di un certo numero di problemi. Non vorrei dilungarmi troppo ed entrare poi nell'argomento invece del professor Sacco. Volevo solo dire queste cose, ma vediamo un momentino dalle prime diapositive. Faccio andare avanti. Con una breve introduzione, poi il dottor Sacco farà lui la parte delle cistiti. Vediamo se sono capace a far andare avanti questo computer. Cosa si deve fare? Cina in basso. La freccina basso a destra. Ah sì, trovata. Questo sì. Iniziamo dai costi, perché sono sempre di moda e attuali, nel senso che ogni patologia, la prima cosa che a livello di sanità si fa è vedere quanto sia l'incidenza delle spese mediche, non mediche, insomma totali in una determinata patologia. Se noi guardiamo questo dato, che viene come costo sociale annuo negli Stati Uniti, 1,6 milioni di dollari, costi diretti e indiretti, perché naturalmente dobbiamo sapere anche gli indiretti, la mancanza di giornate lavorative, quindi e tutto il resto che è di contorno a un'affezione delle vie genitourinarie. Vedete che le spese mediche incidono per il 30%, le spese non mediche l'11%, ma i costi indiretti sono quasi il 60%. Dal punto di vista epidemiologico è bene valutare qual è il percorso che hanno l'uomo e la donna, che vedete nelle prime decadi di età corrono parallele queste due linee, ma se noi analizziamo un momentino la differenza tra l'uomo e la donna, quindi tra le prostatiti vengono messe praticamente in confronto le infezioni del basso apparato urinario nella donna, quindi le cistiti in generale e le eventuali prostatiti. Vedete che l'uomo è tranquillo sino ai 40 anni, poi incominciano la curva a salire, proprio perché con le modificazioni dal punto di vista iperplastico della prostata, quindi inizia una minima iperplasia prostatica, si associa tantissime volte in un fatto infiammatorio concomitante alla crescita di questo adenoma prostatico. Vedete certi picchi gravidanza nella donna, l'inizio dell'attività sessuale che determina tra i 20 e i 30 anni un innalzamento della curva, proprio perché, in omaggio a quello che avevamo detto prima, tante cistiti sono sostenute anche da disturbi, tra virgolette, da rapporti sessuali. Ecco, poi inutile spiegarvelo, in età menopausa nell'uomo e nella donna c'è poi una risalita e un picco che porta su verso valori estremamente alti. La menopausa, vedremo per quale ragione, la carenza estrogenica e una situazione modificata a livello genitale che può determinare la formazione di infezioni delle basse vie urinarie. Andiamo avanti. Quale incidenza ha in Italia? Siamo sui 6 milioni di infezioni delle vie urinarie all'anno. È la seconda infezione più frequente dopo quelle respiratorie. Velocissimamente vi passo questa tabella. Infezioni basse, l'80% delle infezioni dell'apparato urinario sono, fortunatamente dico io, delle basse vie, perché è chiaro che se ci fosse un'incidenza di questo genere sulle alte vie urinarie sarebbe veramente un dramma. Il 20% delle donne ha un episodio di infezione, di cistite, chiamiamola così, all'anno. Di queste il 20-30% ha infezioni delle vie urinarie ricorrenti e 15% sono cistiti complicate.
E a questo punto c'è segnato anche batteriosi asintomatica nel 30% delle donne e nel 20% degli uomini. Sì, attenzione a distinguere quelle che sono le batteriosi asintomatiche da quelle asintomatiche. Non una volta sola capita di vedere delle persone che vengono all'osservazione dell'urologo con quel fascio di urocolture, antibiogrammi e un sacchetto della spesa pieno di scatolette di antibiotici che hanno usato nel tempo, con un elenco infinito, e poi alla fine ti vai a accorgere che non avevano mai avuto un disturbo di tipo cistitico, ma un bel giorno, avendo fatto un esame culturale, perché il medico gli ha detto ma faccio un'urocultura insieme agli altri esami, hanno trovato qualche batterio nelle urine. E questi, da quel momento, è diventata una tragedia, perché hanno incominciato a mangiare antibiotici uno dietro l'altro per sconfiggere quei poveri batteri che non erano assolutamente influenti nel quadro clinico della persona. Quindi anche le batteriure asintomatiche necessiterebbero naturalmente di un discorso a parte. Io a questi pazienti mi regolo quasi sempre così, sospendendo tutto, e loro riprendono anche delle condizioni generali migliori, proprio perché non sottoposte a un continuo martellamento di antibiotici laddove non è il caso. Questa è un'intervista telefonica fatta negli Stati Uniti su quasi 30.000 donne. Il 10% delle donne maggiori dei 18 anni riferisce un episodio di infezione nei precedenti 12 mesi, e via di seguito. Potete vedere quello che sono i dati. Naturalmente la maggior parte delle donne con infezione delle vie urinarie ha un'età compresa tra 18 e 24 anni. Anche qui c'è sempre una concomitanza con l'inizio della prima attività sessuale, che determina un fattore favorente alle infezioni delle basse vie urinarie. Lo stile di vita e le abitudini influenzano l'incidenza. Ecco, guardiamo un momentino che cosa capita nelle donne in età fertile e quelle in menopausa in particolare. Come abbiamo detto, con l'inizio dei rapporti sessuali inizia una fase a rischio, sempre tra virgolette, per infezioni delle basse vie urinarie, proprio perché, come faccio sempre un esempio io alle pazienti, se ti freghi un occhio per più ore al giorno, alla fine della giornata un occhio che sembra un pomodoro, non con questo devi aver avuto un'infezione e una congiuntivite che si può determinare secondariamente, ma crea un fatto irritativo per cui c'è una diminuzione delle resistenze locali che possono favorire l'insediamento di germi e quindi una cistite. Questo rapporto, facendo le debite proporzioni con l'esempio che vi ho fatto, ha un senso nel favorire poi secondariamente una infezione. L'uso di contraccettivi spermicidi, l'uso di diaframma, ecco, sul cambio di partner non voglio commentare, ma sull'uso di contraccettivi spermicidi e tutto, che cosa si determina? Si determina praticamente una situazione a livello vaginale che diventa invece favorente all'insediamento di germi, e il passaggio a livello vaginale di germi che si sono insediati appunto in vagina, il passaggio in vescica, sono due passi per i batteri che si trovano da quelle parti. Trovano, come avevamo detto prima, un'uretra breve, nessuna barriera che impedisca la risalita, e quindi è molto più facile andare a fare due passi in vescica e insediarsi come elemento infettivo. Discorso diverso nell'uomo, perché l'uomo raramente non ha cistiti, a parte le condizioni anatomiche diverse dal punto di vista genitale, ma poi l'uretra lunga, le condizioni di difficoltà di risalita dall'esterno all'interno, dall'esterno, dall'ambiente esterno all'interno di una vescica, mentre una situazione del perineo in una donna è una situazione, come dico sempre, in ebollizione, perché nel senso che l'inquinamento da parte dell'orifizio anale, l'inquinamento da parte dell'orifizio vaginale, l'attività sessuale eccetera, creano un ambiente più facilmente favorente alla risalita dei germi. Va bene, non mi dilungo su
sul tutto, guardiamo le donne in menopausa, invece in postmenopausa, il prolasso, l'incontinenza urinaria, il prolasso genitourinario, aumento del residuo postmenstruale, insomma sono tutte situazioni che naturalmente si vengono a determinare in una donna che ha avuto magari pluripara, che ha avuto quindi un canale di parto attivo e che quindi si determina una situazione di maggiore rischio. Ho finito, uno o due diapositive, poi nelle infezioni batteriche, questa è una classificazione proprio classica, scusatemi, sono quelle classificazioni che troviamo anche su tutti i libri, ma era necessario per inquadrare il problema. Infezioni batteriche, batteriuria sintomatica, asintomatica, significativa, non significativa, ecco qui il discorso delle batteriurie che non necessariamente devono essere curate con dosi massicce di antibiotici laddove sono asintomatiche, ecco, le infezioni micotiche e le infezioni virali. Le classificazioni anatomiche sono uretrite, cistite, prostatite, le alte vie, l'abbiamo detto, non sono considerate da noi in questa trattazione, e una classificazione clinica delle non complicate, delle acute, delle ricorrenti. Ecco, credo che sia l'ultima, batteriuria, criteri di significatività nell'adulto. Ma quando abbiamo una batteriuria, che cosa dobbiamo essere certi che ci sia per essere quel paziente o quella paziente da sottoporre a un trattamento? Ci dovranno essere dei criteri, quello classico da sempre, da quando ero studente come voi, era quello di avere una significatività all'urocultura con maggiore o uguale a 10 alla quinta di colonie per millilitro. Però questo può andare bene laddove l'urocultura venga fatta con i metodi classici normali, ma ad esempio negli Stati Uniti per fare un'urocultura tantissime volte procedono al prelievo dell'urina in vescica attraverso la puntura sovrapubica. Ecco, che se pensassimo di attuarla noi in Italia credo che non ne faremmo più una urocultura, ma là è tipico, ti fanno bere un certo quantitativo di liquido quando la vescica è bella piena, tra un piccolo ago sovrapubico e ti prelevano l'urina. È chiaro che se lì ci fosse anche solo un germe può essere positiva questa urocultura, perché non è inquinata da batteri dell'uretra, della vagina, perché pensate come fanno le urocolture le donne. Quelle che le fanno meglio di tutte sono quelle che prima si detergono, si lavano accuratamente tutto, il primo getto di urina lo buttano, lo lasciano perdere, raccolgono il secondo getto, però dovrebbero essere un po' come la dea Kali, avere quattro mani, tenere aperta l'ostio vaginale, con le altre due mani una raccogliere senza toccare però naturalmente il perineo e tutto, insomma motivi di inquinamento ce ne sono quanto basta. Ecco, oppure 10 alla seconda di urine prelevate con una, come si può dire, una classificazione che lascia un po' il tempo che vuole. Basta, per i prostatiti ne parleremo dopo. Lascio quindi la parola al dottor Sacco, non prima di ringraziare anche Angelini per aver sostenuto, come ha detto prima il professor Cosciani Cunico, il nostro convegno, perché come si dice, abbiamo detto tante volte, senza il supporto delle aziende farmaceutiche noi non saremo qui a raccontarcela. Grazie. Sì, un ringraziamento anche da parte mia al comitato organizzativo Angelini per avermi dato la possibilità di questo corso e mi ha fatto molto piacere, diciamo, questo invito, perché un piccolo commento così introduttivo, è veramente disarmante vedere non solo medici di base ma anche medici di pronto soccorso, chirurghi di pronto soccorso, ma purtroppo anche urologi trattare in maniera non appropriata e prima ancora anche non fare una diagnosi appropriata in pazienti con infezioni delle vie urinarie. Ho, diciamo, distinto il corso in due presentazioni, perché, diciamo, si tratta di diciamo, questa divisione è basata su una classificazione che ancora ad oggi abbastanza accettata, anche se ci sono proposte classificative diverse, e cioè quella di dividere le infezioni urinarie non complicate e infezioni urinarie complicate, perché, diciamo, questa è una classificazione che nella pratica clinica quotidiana
è una domanda che ci dobbiamo sempre porre e che incide sulla diagnostica e soprattutto sulla terapia. Sostanzialmente l'infezione urinaria non complicata è l'infezione urinaria acuta non ricorrente acquisita in comunità nella donna in età premenopausale, sana e non gravida. Quindi sembrerebbe, diciamo, una definizione molto restrittiva. In realtà la cistite acuta, quindi quella che comunicamente chiamiamo cistite acute, nella donna sana e non gravida rappresenta la maggior parte dell'infezione urinaria nella popolazione. E mi ha mostrato già il professor Tiziani questa diapositiva, ma a me serve solo per appunto farvi vedere la prevalenza nettamente superiore dell'infezione del sesso femminile e, abbiamo detto prima, la gran parte sono infezioni non complicate. Nel termine infezione non complicata, a seconda delle classificazioni, a seconda degli studi clinici che vengono condotti, a volte viene inclusa anche la pielonefrite acuta non complicata, a volte no, quindi è un po' controverso questo. Ma sostanzialmente se è una pielonefrite che complica una cistite in una donna sana acquisita in comunità, può essere considerata non complicata. Sono le infezioni, abbiamo detto, più comuni. E circa il 50% delle donne è affetta da almeno una volta nella sua vita da una cistite. La eziologia microbiologica è molto prevedibile, perché nell'80% dei casi è coinvolto Escherichia coli. Quindi impostando una terapia empirica senza fare l'urinocultura ci azzecchiamo nella gran parte dei casi. La risposta alla terapia in genere è rapida, l'evoluzione è praticamente quasi sempre favorevole, se non sempre, e però appunto sono infezioni molto prevalenti nella popolazione, quindi che si associano a un elevato costo socio-economico e anche, qualora diventano ricorrenti, a un impatto importante sulla qualità della vita. E qui vedete appunto la netta prevalenza delle Escherichia coli nell'eziologia sia delle cistiti che delle pielonefrite acute non complicate, mentre hanno un'importanza minore gli altri germi. Sostanzialmente la patogenesi è per via ascendente, nel 99% dei casi, molto più raramente ematogena, viene ipotizzata anche quella per via linfatica, ma insomma mancano delle evidenze a favore. Un concetto molto importante è stato già appunto esposto dal professor Tiziani, quello della colonizzazione che avviene nelle donne soprattutto con forme di cistite ricorrenti, legata a una perdita delle difese a livello perineo-vaginale, delle difese naturali che sono presenti a questo livello. Prima tra tutte l'ecosistema microbiologico vaginale, in gran parte costituito dall'altobacillo di Doderlein, che ha un importante ruolo protettivo, anticolonizzazione batterica, antiadesione da parte degli uropatogeni. Quindi tutte le condizioni che deprimono la flora lattobacillare predispongono a infezioni ricorrenti, e abbiamo accennato già prima appunto i fattori appunto che influenzano sulla flora lattobacillare. Le infezioni ricorrenti, queste infezioni non complicate, abbiamo detto che in circa un terzo dei casi diventano ricorrenti. La definizione è quella di almeno 2 episodi in ultimi 6 mesi o 3 episodi in un anno. È molto importante, quindi, in tutte le condizioni le donne che si presentano nel nostro ambulatorio con un episodio di infezione urinaria, chiedere se hanno avuto altri episodi precedenti. È una banale domanda da fare nell'anamnesi che appunto deve condizionare anche il nostro atteggiamento terapeutico. Vengono distinte in recidive e reinfezioni, con queste due definizioni, definizioni operative utilizzate soprattutto negli studi clinici. Recidiva quando appunto l'infezione si presenta entro 30 giorni e in genere è causata dallo stesso patogeno, reinfezione, cioè si tratta di una nuova infezione da parte di un nuovo ceppo che in genere si verifica a distanza di 30 giorni, anche chiaramente è un limite, ripeto, operativo non così rigido. La causa delle recidive, quindi di un'infezione che si presenta subito dopo aver trattato un'infezione urinaria, le cause sono varie, ma molto spesso alla base c'è una terapia antibiotica inappropriata per il tipo di antibiotico che abbiamo scelto, la posologia o la durata, e appunto spesso si commette un errore in termini di appropriatezza della terapia. Le reinfezioni rappresentano la gran parte di queste forme ricorrenti e
molto spesso sono anche queste legate a una terapia inappropriata, cioè al fatto di non aver trattato adeguatamente una prima infezione. Banalmente, appunto, semplicemente non aver chiesto al paziente se ha avuto infezioni precedenti ci può indurre appunto in errore sul piano terapeutico. Vedete che nelle reinfezioni Escherichia coli non la fa più, diciamo, da batterio sicuramente il più frequente, ma vedete che vengono coinvolte anche altre specie microbiologiche, per cui mentre in un primo episodio di cistite Escherichia coli rappresenta oltre l'80% dell'eziologia, nelle forme ricorrenti intervengono anche il Proteus, la Klebsiella ed altre specie gram negative e gram positive. Questo è molto importante da tenerlo presente, proprio perché ci condiziona poi nella scelta della terapia antibiotica. Un altro concetto che diciamo nasce appunto dalla ricerca in questo campo è quello della capacità degli uropatogeni, dei comuni uropatogeni, gram positivi e gram negativi, non solo aderire ma anche invadere l'epitelio, soprattutto quello vescicale, e di formare comunità batteriche intracellulari. Quindi la capacità di questi germi, normalmente extracellulari, di penetrare a livello intracellulare e quindi persistere a quel livello, protetti dalle difese dell'ospite e anche dalla terapia antibiotica. E lo vedete qua, appunto, dopo un primo episodio di infezione, questi germi possono persistere a livello intracellulare e qui, diciamo, essere protetti, sviluppare resistenza antibiotica e dare origine ad ulteriori infezioni. Vedete qui, appunto, fotografato al microscopio elettronico, questo processo di internalizzazione batterica e quindi di capacità di persistenza a livello intracellulare. Sul piano della presentazione clinica, diciamo, conosciamo molto bene il quadro clinico delle infezioni del basso e dell'alto apparato urinario, anche se, appunto, ripeto, mi è capitato molte volte di vedere, appunto, colleghi avere difficoltà a fare una diagnosi di pielonefrite acuta, quindi trattare una pielonefrite come una cistite, semplicemente per non aver inquadrato bene il quadro di una pielonefrite. Sul piano diagnostico, la diagnosi delle infezioni non complicate è appunto generalmente semplice ed è normalmente sufficiente l'anamnesi, l'esame obiettivo, al limite un esame urine rapido per impostare la terapia. Abbiamo già detto, appunto, nell'anamnesi individuare eventuali fattori di rischio ed è diciamo sufficiente per impostare la terapia. Nelle forme ricorrenti le donne imparano anche l'autodiagnosi e quindi anche a iniziare anche da sola la terapia. L'urinocultura rappresenta il gold standard nella diagnosi di tutte le infezioni urinarie, diciamo viene consigliata almeno eseguirla al primo episodio di infezione prima di assumere la prima compressa di antibiotico, ma diciamo nelle forme ricorrenti non è necessario ripetere ogni volta l'urinocultura prima di iniziare una terapia. La diagnostica, diciamo, di terzo livello, morfologica e funzionale, è consigliabile laddove sospettiamo un fattore complicante e soprattutto nelle forme particolarmente refrattarie alla terapia. Sul piano della terapia, uno dei quesiti importanti, diciamo, che ci si trova ad affrontare nel trattare queste infezioni è se usare un farmaco della categoria dei chinolonici o un non chinolonico, la cosiddetta chinolone sparing therapy. L'ideale, appunto, è utilizzare un antibiotico con queste caratteristiche, quindi attivo su tutto lo spettro degli uropatogeni coinvolti, quelli meno predominanti, che diciamo, abbia un'elevata sensibilità, quindi bassi tassi di resistenza, elevata efficacia clinica, che possa essere idealmente utilizzato per un tempo breve, meglio ancora se appunto in monosomministrazione giornaliera, che sia ben tollerato ed economico. Qui vedete un po' i farmaci principali che fanno parte dei diciamo non chinolonici, dal più vecchio la nitrofurantoina a un farmaco più recente come la fosfomicina. Si tratta di farmaci che in linea di massima rispetto al chinolonico hanno una minore efficacia clinica sicuramente, quindi ci garantiscono una minore, diciamo, efficacia microbiologica e clinica. Vedete che la nitrofurantoina per esempio non è attiva sul Proteus, quindi nelle infezioni ricorrenti abbiamo visto che è un germe che ne causa circa il 15%, quindi diciamo abbiamo uno spettro che non copre tutti i germi in caso di queste infezioni. Una bassa efficacia hanno anche i beta-lattamici,
Il problema principale del cotrimosso azolo sono gli elevati tassi di resistenza. Non dovremmo utilizzare un antibiotico che ha dei tassi di resistenza sopra il 10-20%, che è quella, diciamo, della soglia accettata, e praticamente ovunque abbiamo questi tassi di resistenza in Europa. Il flocchinolonico invece ha le caratteristiche migliori in termini di farmacodinamica, tollerabilità. Abbiamo nei più moderni la possibilità anche di monosomministrazione, un ampio spettro antibatterico e un'elevata efficacia clinica e microbiologica. Vedete anche nei flocchinologi di ultima generazione, come la polifloxacina, si è andata a studiare anche l'impatto sulla flora batterica lattobacillare, mettendo appunto in evidenza il minore impatto rispetto ad altri antibiotici. E anche questo aspetto della capacità di penetrazione all'interno dei polimorfonucleati e all'interno delle cellule di Escherichia coli, quindi del batterio principalmente coinvolto. E ancora la possibilità della monosomministrazione, grazie al fatto appunto che si tratta di antibiotici con la cui efficacia è dose dipendente, quindi legata al picco di concentrazione raggiunto, soprattutto nelle urine, e vedete appunto una farmacodinamica favorevole, farmacocinetica favorevole per i quinolonici come la polifloxacina. La terapia empirica è una terapia basata quindi solo sui sintomi, non sull'antibiogramma, e il problema appunto di questa terapia è di evitare di utilizzare un farmaco verso cui il germe è resistente. La farmacoresistenza vediamo che per tutti questi fattori è in aumento. Questo è uno studio internazionale molto interessante, uno diciamo degli ultimi, uno studio ben condotto che ha compreso 1500 cistiti, e vedete che la sensibilità agli antibiotici seleziona praticamente questi primi quattro come sensibilità più alte nei vari stati, tra cui anche l'Italia. Vedete che ci sono insomma tassi diciamo di resistenza molto alti per questi antibiotici, come per esempio il Bactrim, il cotrimoxazolo, che viene ampiamente utilizzato per le infezioni urinarie, tassi anche di resistenza per la ciprofloxacina e anche per la nitrofurantoina abbastanza alti. Questi due farmaci, la fosfomicina, diciamo, trova uno spettro di sensibilità molto ampio in tutti gli stati, il mecilinam, che non è commercializzato in Italia, anche. Questo è uno studio invece su diciamo, donne con cistite fatte da medici di base italiani, in cui appunto viene messo in evidenza come i quinolonici rappresentano antibiotici di fatto con lo spettro più ampio e con il minor tasso con maggior tasso di sensibilità antibiotica, mentre vedete cotrimossazolo ha elevati livelli di resistenza, la nitrofurantoina vedete che non copre il proteus, e anche la sensibilità alla fosfomicina è inferiore a quella dei chinolonici. Venendo alle linee guida internazionali, flocchinolonici sono quelli sicuramente consigliati in prima linea nelle infezioni non complicate. Viene consigliato anche il cotrimossazolo, ma solo se abbiamo dei dati locali di sensibilità antibiotica diciamo superiori al 80-90%. Ecco, i new trends diciamo della terapia antibiotica sono quelli che vedete elencati, quindi la terapia empirica, cioè la non necessità di ricorrere all'urinocultura ad ogni infezione non complicata, la possibilità di short course therapy, quindi una terapia che va da 1 a 3 giorni con questi farmaci come appunto i flocchinolonici e la fosfomicina, la single shot therapy, cioè la terapia con una singola somministrazione antibiotica. Chiaramente questa per esempio è possibile con farmaci come la polifloxacina, però chiaramente può esporre a un'insoddisfazione da parte della paziente che non vede i suoi sintomi migliorare nell'arco di un giorno, quindi diciamo l'ideale a mio parere in queste infezioni è almeno 3 giorni di terapia. La self-start therapy, ne abbiamo già parlato, la possibilità di monosomministrazione, nelle invece pielonefriti non complicate possono essere trattate anche a domicilio senza necessità di ricoverare tutte le pielonefriti nei casi diciamo in cui non ci sono sintomi sistemici particolarmente importanti. Negli altri casi la switch therapy, quindi 2-3 giorni di terapia parenterale con ospedalizzazione e poi la dimissione. Quindi concludendo, diciamo che nelle infezioni urinarie di fronte a una paziente con infezioni urinarie escludiamo la presenza di fattori complicanti che richiedono un altro approccio,
di fronte a un'infezione non complicata, chiediamoci se ci sono questi fattori di rischio, quindi se c'è una ricorrenza, se il paziente ha già fatto una recente terapia antibiotica, se è stata recentemente ospedalizzata, se abbiamo, meglio ancora, dati di resistenza e di sensibilità locali, l'età della paziente e la necessità della paziente di guarire subito per esempio problemi lavorativi. In presenza di questi fattori di rischio, meglio sicuramente la scelta sul fluoroquinolonico. Negli altri casi possiamo anche, tenendo presente appunto comunque ci esponiamo a un maggior rischio di recidiva, ricorrere ai non quinolonici. Grazie per l'attenzione. Se ci sono domande su questa prima parte, ok, allora direi passo la parola. Il sistema. Direi che riprendiamo con l'ultima parte che sono. Partiamo dal prostatite, abbiamo sentito quelle che sono le infezioni delle basse vie urinarie, il dottor Sacco le ha evidenziate benissimo. Ritorniamo alle prostatiti, quindi il secondo, chiamiamolo, capitolo, quelle che tante volte vengono pensate come cistiti. Troverete nella vostra professione molte volte il paziente che viene con una diagnosi di cistite fatta dal medico che... siccome la sintomatologia è simile a quella dell'infezione vescicale e quella della prostata, confondono in pratica una affezione con l'altra. È importante invece discernere quale delle due affezioni ci troviamo di fronte. Considerate che percentualmente le cistiti nell'uomo sono estremamente rare, la sintomatologia è quasi sempre dovuta a un fatto prostatitico. Solita banale e didattica elencazione delle classificazioni: prostatite batterica acuta, prostatite batterica cronica, sindrome del dolore pelvico cronico, che non è, è una prostatite batterica che viene messa in questa classificazione proprio perché tantissime volte vi trovate dei pazienti che vi vengono a dire ho un'infezione, in realtà questa prostatodinia, come viene chiamata, è derivante da questo dolore pelvico cronico che non sanno esattamente dove inizia e dove finisce, quindi un senso di peso perineale e tutto, è normalmente dovuto dalle prostatiti abatteriche sostenute da cause che vedremo tra poco. E poi una prostatite infiammatoria sintomatica, che normalmente è una diagnosi istologica secondaria a biopsia prostatica, che l'anatomopatologo ci riferisce che il paziente dopo la biopsia ha magari un IPB più una diagnosi di prostatite infiammatoria sintomatica. Ancora una classificazione banale, se si vuole, però è molto importante poter porre l'accento su quella che è la sintomatologia, proprio per non confondere poi le cistiti con le prostatiti. Sintomatologia simile influenzale all'esordio, febbre, malessere, sepsi. L'esordio è febbrile in un'alta percentuale di casi. Questo non vuol dire che si possono anche avere delle prostatite batteriche acute con non febbrili. Capita anche, ma normalmente, classicamente, è la febbre che in breve tempo si rialza e diventa una febbre settica, febbre con brivido 40 di temperatura, una sintomatologia appunto simile influenzale, con malessere generalizzato e tutto.
E poi laddove si fa una distinzione tra le varie forme di infezione proprio sui sintomi urologici, c'è naturalmente poi la chiuria, c'è urgenza, c'è disuria tante volte, ecco che lì ci dice già che non può essere un fatto cistitico ma è un fatto prostatitico. Per noi urologi la cosa è facile da evidenziare, però per magari il medico di base, non conoscendo e non avendo pratica costante nei confronti di patologie di questo genere, non valuta un sintomo che è estremamente importante come la disuria, perché cosa capita a livello prostatico? Si gonfia, diciamo così, tra virgolette, aumenta di volume questa prostata per l'edema, per l'infezione, e naturalmente diventa un fattore ostruente. Insieme magari è già un'ipertrofia prostatica in una persona avanzata nell'età, la somma dell'uno più uno può portare a una disuria piuttosto, insieme alla stranguria, senso di completo incompleto svuotamento vescicale e arrivando anche al limite di una ritenzione acuta d'urina, non una volta sola, il paziente che ha una fase acuta di prostatite va in ritenzione deve essere cateterizzato. L'esame obiettivo... prostata tesa e dolente. A questo punto volevo solo ricordarvi che laddove voi facciate una diagnosi di prostatite acuta, l'esame obiettivo con esplorazione rettale deve essere estremamente cauto o addirittura non farlo basandosi solo sui sintomi clinici, perché se in corso di febbre, in corso di una forma acuta, voi rischiate nel momento stesso in cui fate un'esplorazione rettale di spremere una prostata piena di batteri. Scusate, ogni tanto faccio delle immagini, spero visive, e che quindi possono creare una batteriemia e una sepsi generalizzata secondaria a una esplorazione rettale un po' troppo allegra, diciamo così. Quindi se volete una conferma, un'esplorazione la si può fare, ma senza mai approfondire il dito nel contesto del parenchima prostatico, perché correreste il rischio di peggiorare una situazione clinica. L'esame dell'urina ci può essere o non essere batteriuria, c'è leucocituria. Prostatite cronica, i sintomi sono simili, naturalmente non c'è la sepsi, non ci sono quei disturbi acuti che abbiamo visto nella precedente diapositiva, però rimane una certa pollacchiuria. Possono esserci tutti, in parte, qualcuno di questi sintomi. Rimangono quella sensazione di dolenzia perineale, lombare addirittura a volte, sovrapubica, inguinale, testicolare, tutta la zona praticamente del perineo più il piccolo bacino vengono interessati. Anche un sintomo particolare è il disturbo dell'ultimo tratto dell'uretra sulla punta del pene, nel senso che gli ultimi 2 centimetri o anche meno dell'uretra sono più fastidiosi e dolorosi in concomitanza di un disturbo prostatico. Sintomi della sfera sessuale, è chiaro che se c'è un organo che entra nel gioco di un rapporto sessuale, la prima cosa che capita quando quest'organo ha un'infezione o ha qualcosa, si mette a riposo, se ne sta tranquillo, quindi una diminuzione della libido, un calo del desiderio, e questo diventa normale. Se voi avete una congiuntivite, certamente non vi mettete a guardare il sole, ecco. E la stessa cosa può capitare a livello dell'apparato genitale nel momento stesso in cui ci sia un'affezione, che uno desiderio può ridursi. Così, visivamente, la sintomatologia nei diversi tipi di prostatite. È chiaro che se c'è una prostatite batterica cronica c'è un andamento ondulante. Come vedete, la prostatite batterica acuta c'è un picco con una, come sintomatologia, estremamente improvviso, veloce nel tempo e ad altissima intensità. Invece in una prostatite batterica cronica c'è un andamento oscillante, laddove ci sia un risveglio ogni tanto della sintomatologia dovuta a delle cause esterne che l'hanno provocata. Ecco, velocissimamente, questa eziologia la conoscete tutti, ma a me non preme tanto fare l'elenco dei germi che entrano in discussione. Chiaramente i primi farà parte del leone, il coli, non fosse altro che per vicinanze anatomiche dell'apparato urinario a quello genitale, gastroenterico a quello genitale. I germi sono i soliti,
che ben conosciamo, ma mi interessa più di tutto le condizioni favorenti delle prostatiti, perché come ho detto all'inizio è facile curare una prostatite o una cistite in fase acuta, ma è difficile poi, non dico garantire, che è una parola che abbiamo levato dal vocabolario per i medici, ma dire al paziente: guarda che adesso l'hai curata, difficilmente l'avrai. Invece diciamo: adesso starei meglio, non so quando ti verrà nuovamente un attacco prostatitico, meno se naturalmente nel caso in cui non si sia proceduto ad individuare quelle che possono essere le cause favorenti l'insediamento di una prostatite, perché nel momento stesso in cui curiamo l'effetto che è la prostatite e non abbiamo rimosso le cause, è chiaro che questo paziente cadrà nuovamente di fronte a una situazione, avrà una nuova recidiva in breve tempo. Ma quali sono, molto terra a terra, molto banalmente, le cause che voi siete tenuti a dire al paziente? Perché se curate solo e vi basate solo sulla spermiocultura, sul fatto che ha avuto la febbre, sull'antibiotico di ultima generazione che gli viene dato e tutto, e non vi accorgete che ad esempio questo signore è uno che fa 60.000 km all'anno in macchina, se non di più, è uno che fa una vita sedentaria sempre, che ha delle abitudini gastronomiche particolari, che se non mangia una steak au poivre a mezzogiorno alla sera non sta bene, cioè se ci sono delle abitudini di vita, di rapporti sessuali particolari, erezioni prolungate senza eiaculazione, insomma situazioni per cui, adesso vi faccio un esempio così almeno è sintetico su tutto, dico sempre: se da Torino, se mi permetti invece che da Modena, parte un signore e si fa da Torino o Modena-Palermo senza fermarsi, facciamo un esempio pazzesco, e in macchina, e quindi con brevissime soste se non per riempire il serbatoio, arriva stanchissimo a Palermo, alla sera va a mangiare e mangia tutto quello che non deve, roba pepata, speziata e compagnia bella, e ha un rendezvous quella sera stessa con una gentile signorina che lo aspettava, e per questioni, diciamo così, logistiche, ha difficoltà a concludere un rapporto, che il giorno dopo non abbia un attacco prostatitico mi stupirebbe molto. Perché che cosa ha fatto questo signore? Questo signore è stato su una macchina a traumatizzarsi il perineo per ore e ore e ore, con microtraumi, con compressione, perché basta la compressione. La compressione altera il circolo venoso a livello perineale e favorisce una congestione prostatica. Già quello, microtraumi e compressione, favoriscono. Poi arriva, si fa una mangiata di un'impepata di cozze, qualcosa di questo genere, ecco che naturalmente dal punto di vista gastronomico è piacevolissimo, ma non esaltante dal punto di vista prostatico, e poi ha un'erezione magari prolungata senza un'eiaculazione. Bene, questi sono già tre fattori favorenti l'insorgenza di una prostatite acuta. Ecco, questo per dirvi cosa: cercate di vedere nei pazienti e rimuovere quelle che eventualmente possono essere le cause congestizie perineali, vuoi gastronomiche, vuoi sessuali, vuoi da lavorative, consigliando loro, oltre che la terapia antibiotica che vedremo tra poco, di agire dal punto di vista igiene giornaliera, sia gastronomica che sessuale e via di seguito, in un modo corretto. Dico sempre, in associazione anche a questa, lo stress lavorativo, lo stress giornaliero incide anche questo in modo negativo. Dico sempre ai miei pazienti: se voi andate a pescare alle Bahamas, la vostra prostatite vi guarisce. Primo, perché fate due camminate o a caccia. Camminate, quindi massaggiate il perineo, massaggiate la zona prostatica e la prostata vi ringrazia. Secondo, perché mangiate il cibo genuino pescando, quello è, passeggiate, meno stress, ecco che si rimuovono un sacco di cause. È chiaro che al capitano d'industria o al personaggio stressato dal mattino alla sera dici non stressarti, perché così vale poco, perché non risolviamo il problema, però devono sapere i pazienti quali sono le cause favorenti l'insediarsi poi di una congestione
perineale, dove poi i batteri ci si buttano a pesce perché trovano un ambiente adatto. Ecco che quindi secondariamente una sovrapposizione batterica a una congestione del piccolo bacino è una secondarietà che avviene con estrema facilità. Scusate questa digressione, ma era importante poterlo dire perché non si pensi solo che la prostatite acuta è dovuta a una causa batterica tout court e non ci sono state delle ragioni predisponenti. Quindi le prostatite acute, naturalmente, per fare una diagnosi, l'anamnesi, l'esame obiettivo, l'emocromo, la PCR, l'emocultura, il dipstick, ecco, queste qui insomma sono abbastanza banalità, mi premeva di più cose pratiche che venissero. È chiaro che durante il corso di prostatiti croniche, laddove ci siano le condizioni necessarie per richiedere esami tipo il PSA, l'urocultura, la spermiocultura, queste debbano essere attuate. Perché tantissime volte, come abbiamo visto dalle curve in base all'età, si associa un'ipertrofia prostatica a una prostatite. È già chiaro che in corso di ipertrofia prostatica c'è una condizione già più favorente perché si associa all'ipertrofia prostatica stessa un fatto infiammatorio di tipo prostatitico. Dunque credo di essere arrivato quasi alla fine. Che cosa, non c'è scritto diagnosi ma è terapia, che cosa consigliamo in corso di prostatiti acute? Naturalmente un'idratazione, anche perché abbiamo detto che c'è una febbre settica con perdita di liquidi notevole, quindi importantissimo che vengano reintegrati i liquidi persi, antipiretici, FANS, antibiotici all'inizio empirici e poi eventualmente mirati, dieta, riposo, semicupi caldi. Mi scappa da ridere perché ho aggiunto queste semicupi caldi che sembrano una cosa stregonesca nell'ambito di una complessa terapia antibiotica e tutto, dire va bene, passiamo proprio alle cose da stregone. In realtà ha un senso, il calore locale ha un senso, perché il calore locale praticamente crea una vasodilatazione e permette a quel piccolo bacino che è stato compresso per 20 ore in macchina, sul sedile della macchina, di riattivare la circolazione in quel modo. E sembra una cosa banale, stregonesca, come ho detto, c'è un miglioramento della sintomatologia estremamente veloce e immediato nel fare questo riscaldamento della prostata, diciamo così. Ecco, sembra un... Tu cosa ne pensi? Lo attui, lo consigli o no? Mai. Questa banalità, che dico. No, sono convinto che le norme di vita, le norme igieniche, sia nella prostatite ma anche una ipertrofia prostatica benigna, siano quasi più importanti della terapia. Certo, appunto, sì. Ma anche per il paziente prostatico. Sì, sì, sì. Il mio maestro diceva sempre: i nemici della prostata sono il freddo, la buona tavola e la scarsa attività fisica, la sedentarietà, quello che tu dicevi prima. Sì, 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 certo, certo. Sì, questo vale per qualunque affezione del piccolo bacino, chiamiamo così. Come dice il professor Bianchi, anche nel corso di ipertrofia prostatica e tutto, è bene consigliare al paziente di avere un'attività naturalmente. Passare dall'attività sedentaria a una certa attività, laddove il rappresentante di commercio che ha fatto 70.000 km all'anno non pensi di entrare in una giornata di vacanza e prendere la moto, in modo tale che non ha risolto assolutamente, ha peggiorato la situazione invece. Quindi stimolarli a fare ginnastica, corpo libero, camminate in particolare, poi attuare tutti gli sport che non hanno un sellino. Queste sono banalità del giorno, quotidiane, però è bene che voi giovani le ricordiate e le diciate ai pazienti, perché a volte, come diceva il professor Bianchi, valgono più questi consigli igienico-dietetici, diciamo così, che le terapie antibiotiche o le terapie antiflogistiche e altro, perché in fondo noi dobbiamo rimuovere quelle che sono le cause favorenti di cui dicevamo prima, che sostengono poi una prostatite batterica. Allora, le ultime tre diapositive. Allora, sulla terapia. La terapia, quando siamo in fase acuta, logicamente la terapia antibiotica è da prescrivere, e lì vedete una tabella simile a quella che ha fatto vedere il dottor Sacco per le
per gli cistiti. Abbiamo dei farmaci di prima scelta che sono i fluoroquinolonici, il trimetoprim e sulfametostazolo, che è il vecchio, è un vecchio farmaco, un vecchio sulfamidico che comunque ha ancora una sua dignità, in particolare proprio per la, la possibilità di penetrare nel tessuto prostatico. Naturalmente prima scelta abbiamo detto fluoroquinolonici, trimetoprim, le cefalosporine, gli aminoglicosidi, questi come terapia di prima scelta con una durata che deve essere sufficientemente prolungata perché le ricadute, le recidive e tutto sono dietro l'angolo. E poi altri farmaci di seconda scelta. Ma andiamo a vedere che cosa è capitato in una, come si può dire, in uno studio sulla farmaci di ultima generazione, quindi in particolare la prolifloxacina, che per me risulta sempre molto difficile dire il nome, fortunatamente è un nome commerciale molto più semplice, quindi il fatto di non dover dire questo, questo nome mi aiuta. Guardiamo la concentrazione a livello prostatico, a livello plasma di, questa, di questo farmaco, che ha una concentrazione immediata notevole a livello prostatico e a livello plasmatico. Poi c'è naturalmente, come in tutti i farmaci, una discesa, ma si esaurisce nel giro di 24 ore. Volevo solo portare come ultima tabella una nostra esperienza che usando questo farmaco, che è quella della Clinica Urologica 1 di Torino, dal 2006 al 2011 abbiamo fatto oltre 3.000 biopsie prostatiche transperineali. Abbiamo usato questo farmaco nella dose di una compressa da 601 mg per 3 giorni e non abbiamo avuto, corna facendo, nessuna complicanza settica severa. Quindi è vero che attraverso la via transperineale siamo più preservati da infezioni, molto più preservati di quello che erano le biopsie eseguite per via transrettale, dove non dico che le febbri la facevano da padrone, ma insomma vari episodi di febbrili settici, del resto la via è estremamente inquinante, anche gravi, bravo. Quindi l'abbiamo abbandonata non fosse altro che per questo e anche perché poi la manualità ormai per più tempo nell'eseguire le biopsie con sonda transrettale e per via transperineale ci ha dato una grossissima soddisfazione. Questo le volevo dire che noi eseguiamo questo tipo di profilassi e di terapia solo per 3 giorni, quindi 3 compresse, e su oltre 3.000 biopsie non abbiamo avuto nessuna complicanza. Siamo a disposizione per vostre... Io ho finito, vi ringrazio, siamo a disposizione.